Trovare la casa a soqquadro è sempre un dispiacere, soprattutto se i furti avvengono in periodi dell'anno che dovrebbero essere di festa. Nella zona vicino a Largo Moreni, tra Viale Po e la Tangenziale, è capitato che i malviventi cercassero di entrare nelle abitazioni non soltanto con gli inquilini assenti, ma anche con le persone in casa, suonando il campanello e usando le scuse più diverse. Per questo cresce la preoccupazione, soprattutto tra le persone non più giovani. Preoccupazione tanta, si spera sempre di trovare la casa ancora come l'abbiamo lasciata quando siamo usciti. E assolutamente più controlli, questo sì. Si vede poche auto, diciamo, deputate a fare questo mestiere e passare. E sicuramente qualcuno è ancora abituato ad aprire senza chiedere neanche chi è. Molti hanno il videocitofono, per fortuna per loro. E io comunque, anche se sento suonare alla porta, per dire, faccio finta di non essere nemmeno in casa, ormai c'è la paura, c'è, anche perché riescono ad entrare con niente. Più che altro è la notte, è l'importante non aprire se non si conosce. Si chiedono sempre più controlli, soprattutto anche sotto le feste, perché l'occasione fa l'uomo ladro. Ma preoccupazione c'è, perché comunque la malavita un po' è in giro, soprattutto in certi quartieri. Più forze dall'ordine, certo. Erano venuti a fare pulizia in casa. Non si sa se è per un po' la povertà, come si dice. Purtroppo è così, andremo avanti e sarà sempre peggio. Io penso che sia giusto che in ogni quartiere ci sia una persona, o no? Qui è una zona enorme e ci vorrebbe senz'altro. Le richieste poi sono pressoché le stesse nelle varie zone della città. Una maggior presenza di controlli potrebbe rassicurare e fare anche da deterrente.